andare via, perché non ci avete i coglioni per stare davanti alla mia porta. La torteria di Chipasso, sigillata il 6 maggio scorso, dopo 201 giorni è stata dissequestrata per decisione della Cassazione. Rosanna Spatari, detta la passionaria di Chipasso, per non citare un altro suo soprannome che allude alla sua minzione in una aiuola antistante alla torteria, e il suo avvocato, Alessandro Fusillo, hanno subito gridato la vittoria sui DPCM legittimi e annunciato la riapertura, che dovrebbe tenersi il prossimo 4 dicembre. In attesa delle reali motivazioni della decisione della Cassazione, che credo non c'entrino nulla con i DPCM, ma potrebbero invece essere legati ai diritti dei veri proprietari dell'immobile, l'esultanza della Spatari e del suo seguito appare un po' prematura e più simile a chi esulta in modo esagerato dopo un autogol dell'avversario. Infatti sulla Spatari pendono molte sanzioni che aveva collezionato durante le sue aperture in barba alle norme anti-Covid e soprattutto uno sfratto già esecutivo che fino a fine anno dovrebbe, questo sì, essere congelato, ma che a gennaio sarebbe inevitabile. Forse la sua mossa è solo un modo per trainare la raccolta fondi per un ospedale per i Novax? Non è comunque da escludere che la riapertura possa davvero avvenire. In quel caso però potrebbe durare molto poco, visti i metodi della Spatari. C'è da dire però che adesso, dato il seguito che è riuscita a crearsi, in quell'aiuola forse vedremo molte più persone, perché si sa, chi non piscia in compagnia è un ladro e una spia. Questo rimarrà nella storia, io ve lo dico, rimarrà nella storia, tutto questo schifo rimarrà nella storia.